Proprio su quella vittoria, per sta vittoria, che sto molto bene, che è finalmente è arrivata. Secondo me l'abbiamo meritato, non solo in quelli 90-95 minuti, ma dall'inizio di stagione, dove avevamo gli avversari che sono arrivati l'anno scorso nelle prime tre. Non è che ora dovrebbe finire tutto perché l'abbiamo vinto. Ora è il momento di sfruttare la vittoria, di sfruttare il momento positivo e di continuare a provare a vincere ogni gara e di provare a fare la vittoria una cosa quasi normale, no? Fra che cioè, la figura di lui, soltanto la figura di lui già fa un impatto a tutti noi. Poi quando lo vediamo in allenamento, come si comporta, come si sta allenando, come sta giocando le partite, come gli soffre quando le cose non vanno bene, è un esempio per tutti. Milan squadra si ferma con la intensità, con la lucidità, con serenità e con il coraggio e voglia di giocare, perché San Siro è una bella, è un bel stadio da giocare, è un bel stadio da farsi vedere. Quindi io non ho dubbi che noi li mettiamo tutto questo in campo. Però io c'ho un connazionale che è anche stato qua, che negli ultimi un paio di anni ha cresciuto tantissimo, è veramente un attaccante esterno, attaccante pericoloso, che è Ante Rebic. Poi c'è un altro che conosco da prima, che è Calhanoglu, che ci ha già fatto un gol qua, ci ha fatto pure la Missa 2 anni fa. Che c'ha un tiro, non dovrebbe essere lasciato a calciare libero. C'ho un messaggio, sì, Ante, in bocca al lupo per tutta la stagione, a parte, ovvio, sta domenica è quello che la partita prossima che si gioca a Firenze.